Buonasera, ben ritrovati. Vernizzi, Nuzzi, Crepé, Van de Sfrosa, sono questi alcuni degli ospiti che parteciperanno alla Milanesiana di Bormio in programma a fine giugno. Ne parliamo questa sera con Paola Romerio Buonazzi, buonasera, benvenuta. Presidente Grazie a te di avermi invitata. del Rotary e animatrice di questo grande spettacolo di arte, letteratura e musica. Per la seconda edizione, per la seconda estate consecutiva, riproponi questa tappa a Bormio e raddoppi. E raddoppio. Allora, quest'anno si raddoppia perché, visto l'enorme successo dell'anno scorso, abbiamo deciso di provare a fare un evento sempre più completo, quindi abbiamo aggiunto la mostra di quadri e due serate, dentro nelle quali c'è anche il nostro premio letterario, che tra l'altro il ragazzo che ha vinto l'anno scorso il premio letterario, quest'anno è stato pubblicato. Quindi ci sarà la presentazione del libro del nostro vincitore dentro Una nella bella 2 giorni, una soddisfazione. soddisfazione bellissima perché il premio letterario era nato proprio per dare la possibilità, facendo inediti, cioè proprio inediti, di dare la possibilità degli scrittori magari, di provare a vedere se, dandogli un pochino più Lanciarsi. una chance, dandogli un pochino più di visibilità, di opportunità di conoscere, farsi conoscere, una chance. Questo è stato possibile grazie ad Elisabetta Sgarbi, che è stata da me un po' tampinata e pressata, perché le avevo chiesto inizialmente di fare la madrina proprio al premio letterario. E poi invece ci siamo mossi in maniera completamente diversa. In occasione del primo premio letterario lei è venuta a presentare un suo film, che è Il viaggio con la signorina Vila, e da lì si è veramente innamorata di Bormio, della Valtellina, e è stata lei a proporci di portare una tappa a Bormio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto personaggi molto importanti come Tar Ben Jalloun, Vittorio Sgarbi, per fortuna da un lato, per sfortuna dall'altro, il meteo non era clemente, abbiamo dovuto dalla Piazza del Quercio trasferirci in chiesa, grazie a Don Alessandro che ci ha dato la disponibilità, ed è stato un evento magico, perché veramente si è creata un'atmosfera fantastica. Quest'anno raddoppiamo, proviamo. Ben due serate e la mostra, perché la Milanesiana si suddivide appunto in eventi legati alla letteratura, musica, cinema, scienza, filosofia, teatro e diritto e arte. Quindi dal 9 giugno al 19 luglio in un festival Dove c'è di tutto di più. itinerante in lungo e in largo per l'Italia, ci saranno queste tappe e naturalmente ci sarà anche Bormio, che sarà la seconda tappa. Il festival si è aperto il 9 giugno a Torino e tu hai partecipato Sì, ho alla prima serata, ce la racconti? partecipato, sì, più che volentieri, è stata una serata veramente fantastica. Elisabetta è stata insuperabile perché è riuscita a portare Luca Parmitano. C'è stato il concerto di Stefano Bellani e è stata veramente un'emozione perché non capita tutti i giorni di poter ascoltare un Alexio di Parmitano Certo che improntata. per chi non lo sapesse è un astronauta, quindi la sua lezione era il senso dello Il spazio. senso dello spazio. Tra l'altro, prima della serata c'è stata la mostra di quadri, no, di quadri, di fotografie, fotografie sue prese dallo spazio, e molto, veramente molto interessante e molto belle. E poi a seguito c'è stata la serata. Ecco, in una location fantastica. L'Enaria Reale, meglio di così non si può. Ecco, dopo questi grandi spettacoli, che sono delle iniezioni di cultura, di arte, di poesia, vi è sempre un momento un po' più goliardico è il terzo tempo, no? Diciamo che è il terzo tempo dietro le quinte, nel senso che è la cena che segue, grazie agli sponsor che offrono questa cena, e si può approfittarne in un clima molto più, sì, goliardico, più rilassato, più Informale. informale, approfondire certi argomenti che sono stati trattati durante la serata.
e conoscere un po' di più veramente dal lato umano le persone che hanno partecipato, e questo è fantastico. Il dopo evento è stato quindi un evento molto piacevole. Sì. E hai avuto l'opportunità di parlare sia con Parmitano che anche con Elisabetta Sgarbi, che magari ti ha già anticipato qualche cosa, ti ha detto qualche cosa del festival, qualche novità che ancora non è stata svelata. No, allora, su quest'anno è stato svelato tutto. Quello che ci sarà molto, ma molto bello, sarà invece per l'anno prossimo, perché sarà il ventennale della Milanesiana, e quindi c'è in mente di fare delle cose che però non posso dire io, sarà poi Elisabetta a dirle, molto molto belle. E ovviamente avete già parlato anche della tappa valtellinese. Abbiamo parlato della prossima tappa valtellinese. Personalmente sarebbe molto bello aprirla a tutta la valle, quindi non solo Bormio, ma alla valle, quindi magari fare o 3 giorni o degli eventi dislocati, in modo da poter far approfittare veramente tutto l'arco della vallata. Quindi dell'Alta Valtellina. Dell'Alta Valtellina. Questo poi sta a Elisabetta a decidere, certo, come meglio crede. Però sarebbe bello dare sempre più importanza, e comunque l'importante è che sia tutti gli anni un evento ripetitivo, insomma. Certo, che nel segno della continuità. Esatto, nel segno della continuità. Ecco, il 28 giugno la Milanesiana farà tappa a Bormio. Che cosa prevede il programma? Allora, il programma prevede alle 18 al Museo Civico ci sarà la mostra di quadri di Luca Vernizzi, che fa questi ritratti veramente molto belli, e con Paolo Crepé, che spiegherà un po', diciamo, la fisionomica di cosa trasmettono questi visi, le espressioni, le cose. Quindi vi sarà una sorta di dialogo. Di dialogo tra il pittore. Duetto e. Esatto, e Crepé. Poi alle 21 ci sarà invece, sempre Paolo Crepé, ci sarà Gianluigi Nuzzi e Massimo Picozzi, che dialogheranno sul dubbio e la certezza, perché il tema di quest'anno della Milanesiana è il dubbio e la certezza. E per chiudere, un concerto di Giovanni Caccamo, che ha vinto Sanremo Giovani, è un ragazzo veramente molto dotato, scrive, e quindi ci sarà un concerto al pianoforte con lui. È lui che suona e canta. Ecco, magari possiamo dire qualche cosa in più su questi ospiti, perché magari non tutti li conoscono, a cominciare da Luca Vernizzi, che appunto è un artista. Sì, è un pittore che è nato a Santa Margherita Ligure e adesso si è trasferito a Milano, vive a Milano, e ha fatto tutti questi ritratti, a cui se ne sono aggiunti alcuni anche recentemente, ma sono tutti più o meno negli anni 2000. Ecco, alcuni sono molto noti, perché sono tutti ritratti di personaggi sì, famosi. Sì, ci sono Walter Chiari, tantissimi personaggi famosi. Ecco, decisamente più noto è Crepé, Paolo Crepé, anche perché spesso è in televisione, quindi è un mattatore. È un mattatore, poi è uno psichiatra. È uno psichiatra, ha scritto libri, perché è anche uno scrittore, quindi l'ultimo che ha scritto è Baciami senza rete, sul bullismo. E è una persona veramente, per me, saggia. Una persona saggia, di cultura, e quindi sono veramente molto lieta di incontrarlo e di conoscerlo. Ecco, il tema della serata invece, che si terrà in Piazza del Querce alle ore 21, è psicologia e cronaca, dubbi e certezze. Come dicevi prima, questo è il tema. Il tema. Possiamo già dire qualche cosa, non hanno svelato nulla non su questo percorso? Nulla. Quindi su questo non sarà una sorpresa. Ecco, e ad introdurre questa serata vi sarà un altro scrittore, personaggio della cultura molto noto. Sì, Mario Andreosa, che lui è il presidente della nave di Teseo, è curatore testamentario per tutte le opere di Eco e a sua volta ha scritto anche lui dei libri. Quindi siamo molto onorati della sua presenza e del fatto che sia lui a,
a gestire la serata. Volevo solo dire una cosa, che se nel caso fosse brutto tempo, invece che in Piazza del Querce sarà in sala terme. Ecco, quindi verrà trasferito il tutto, certo. Mm. Mentre la mostra sarà al Museo Civico. La mostra al Museo Civico, la mostra al Museo Civico, sì, di Bormio. Ecco, questo è il primo giorno, ma come dicevi prima, vi sarà poi una seconda giornata. Una seconda giornata. Venerdì 29 giugno. Venerdì 29 giugno, che è un pochino più articolata, nel senso che facciamo un firma copie dedicato al vincitore dell'anno scorso, con suo libro pubblicato, che si terrà all'edicola di Via Roma alle 16. Poi alle 18 la premiazione del terzo anno del premio letterario. E poi alle 21 la seconda serata della Milanesiana, e dialogheranno tra di loro Davide Van der Stross e Andrea Vitali. E anche qui ci sarà alternato musiche, parole, sempre con lo stesso tema dei dubbi e certezze. Certo. Andrea Vitali, che è già diventato un ospite fisso del premio e della Milanesiana. Allora, lui è diventato un ospite fisso perché lui ha fatto proprio da padrino al premio letterario primo anno, ci ha sempre seguito ed è sempre venuto veramente in maniera molto cordiale e disponibile, una persona veramente piacevole da conoscere, da parlare, dialogare, e sì, e quest'anno entra dentro anche lui nel circolo, diciamo, della grande famiglia della Milanesiana. Ha fatto parte anche della giuria. È sempre parte della giuria. Nel parte della giuria c'è lui, c'è Benedetta Centovalli, che è una editor, e c'è Roberta Bellesini Faletti, che anche lei fa parte della giuria quest'anno, che si è aggiunta. Ecco, il concorso che cosa prevede esattamente per questa edizione? Allora, il concorso prevede, noi cerchiamo il più possibile di, al di là del premio simbolico che è un libro di cristallo, di poter far girare questi inediti alle varie case editrici per provare a dare una chance, come dicevo prima, a questi scrittori. Quindi noi li ospitiamo, li portiamo a Bormio, li mandiamo alla giuria i loro inediti da leggere e proviamo. Certo. Stiamo parlando di romanzi, di libri, di saggi, sì, inediti, ma di personaggi sempre molto straordinari, perché comunque raccontano sempre, sono sempre scrittori che raccontano anche storie personali particolari. Sono molto belli, sono molto particolari. Poi noi il primo anno al premio letterario avevamo fatto una sezione dedicata agli immigrati, se volevano raccontare il loro viaggio, la loro storia. Poi ci siamo imbattuti in problemi di lingua, perché in effetti non potevamo equipararli agli altri senza creare problemi, e quindi abbiamo provato a girarci invece sul mondo carcerario. Quindi dall'anno scorso abbiamo fatto una sezione speciale dedicata al mondo carcerario. E quando arrivano questi manoscritti, dove descrivono il loro vissuto, le loro cose, sono veramente molto toccanti. Molto toccanti, ma anche molto impegnativi. Immagino. Mm. E lo scrittore dello scorso anno si era anche aggiudicato un premio. Sì, ha vinto per la sezione, sì, perché veramente è stato molto bello. Si chiama Loris Cereda e ha scritto questo libro bellissimo su delle tematiche un po' particolari, ma molto bello. Beh, anche i libri che sono arrivati quest'anno, perché poi noi non è che possiamo premiarli tutti, anche se ci sarebbe da premiarli tutti, purtroppo bisogna fare una selezione, però veramente tutti di un ottimo livello. Ma quanti ne avete ricevuti? Quanti scrittori concorrono, per esempio, a questo? Dai 20 ai 30, poi romanzi, poi magari arrivano anche poesie, arrivano anche racconti, arrivano anche cose che però non rientrano dentro nella sezione, perché il primo anno abbiamo fatto aperto a tutto, poi abbiamo ridimensionato sul romanzo, e quest'anno c'è il vincitore più
abbiamo fatto comunque perché era molto bello. Quindi quante categorie ci sono nel romanzo? Solo romanzo. Solo romanzo. Però siccome diamo una possibilità a tutti, quindi non è detto che se ci arrivano poesie noi non le leggiamo, le scartiamo, le leggiamo. O racconti, arrivano racconti, comunque li leggiamo. E se dentro questi vediamo che c'è veramente qualcuno che merita, facciamo un premio anche per... Ok, quindi il talento, il talento viene premiato a prescindere. Viene premiato a prescindere. Ed è ovviamente già stato tutto organizzato, parteciperanno tutti gli scrittori? Verranno tutti? Io mi auguro, di solito vengono tutti e sì. Ed è molto bello. Perché anche perché no, verrà svelato solo all'ultimo il vincitore. Viene svelato solo all'ultimo il vincitore, sì. Quindi sono scrittori che inviano il loro manoscritto a tutta Italia. Sì, sì, perché proprio il vincitore dell'anno scorso arrivava da Roma, perché vive a Roma, ma comunque del sud, Andrea Quintili, e anche quest'anno sono arrivati libri da tutta Italia. Quindi è solo il terzo anno quest'anno, quindi speriamo piano piano di avere... Il secondo anno ha già avuto un successo insperato perché è stato pubblicato. Sì. E quindi l'obiettivo è quello di riuscire magari a ripetere. Esatto, il nostro obiettivo era proprio questo e quindi si spera di riuscire a ripeterlo. Paola, questo è stato questo premio letterario, è stato il tuo primo impegno e è stato una sorta di sogno realizzato, sì. Perché non è stato facile, no? Nonostante Bormio sia una cittadina da sempre dedita alla cultura, all'arte, assolutamente, alla letteratura. Infatti ci sono molti locali anche che mandano i loro inediti. Ecco, e proprio da questo punto di vista volevo sapere se c'era qualcuno che magari parteciperà quest'anno. Ci sarà qualche scrittore locale? Locale? Allora, sono arrivati anche dei locali, adesso non posso però dire, svelare nulla, però comunque ci sono stati, ci sono, e sono molto validi, tutti molto validi. Certo. Purtroppo poi la selezione, cioè purtroppo poi bisogna trovare un vincitore. Grazie a questo premio sei riuscita ad avvicinare la Sgarbi, e oggi la Sgarbi è un'amica della Valtellina di Bormio, e anche un'amica tua, per cui hai portato la Milanesiana all'interno del Rotary. Ma come dicevi prima, anche se poi insomma avrà un seguito, il prossimo anno sappiamo che già se ne sta parlando. Sì, per il ventennale, sì. La data sarà sempre quella? Le date dovrebbero essere sempre quelle, anche perché è bello iniziare la stagione con un impegno così importante come la Milanesiana per Bormio. Certo. È bello iniziare la stagione estiva. Come è stato finanziato questo progetto? Allora, questo progetto è stato finanziato andando a cercare bandi, quindi partecipando a bandi, facendo richieste, quindi dalle banche, quindi dal credito valtellinese, la Banca Popolare, al Parco dello Stelvio, la Comunità Montana, il BIM. Più ci sono tutte quello che ci hanno sostenuto tanto, sono ad esempio Cuciterme, Bagni Nuovi, che ci offrono le camere per tutti gli ospiti. Ci sono l'Hotel Rezia, Chalet Italia, che ci offrono le cene. Avete tanti partner privati? Abbiamo tante partner private, perché ed è la cosa bellissima, perché credo che questo voglia dire che ci credono in tante nel sostenerci. E quindi ricevere proprio dai commercianti, dagli albergatori, un interesse e voler sostenere questa iniziativa, credo che sia molto importante. Oltre a tutto questo, poi ci sono anche le altre attività che proponi con il Rotary, di cui sei presidente da un anno e che porterai avanti fino appunto fino alla Milanesiana, dopodiché vi sarà un rinnovo delle cariche. Esatto. Ecco, a proposito di Rotary, sei tornata proprio in questi giorni dal congresso nazionale. Dal congresso distrettuale del Rotary, che c'è stato a Varese a Ville Ponti, e
come tutti gli anni è un evento molto molto bello perché ci si può confrontare con tutti i club del nostro distretto, che è un distretto molto ampio e quindi veramente ci si allarga cioè non al resto del mondo, ma comunque a una buona Ci si parte. Ci apre. si apre agli altri club, c'è una parte poi dove ci si confronta anche, che vengono detti tutti i vari service, tutte le varie, come si può dire, tutto quello che viene fatto proprio nel mondo. Certo. E l'impegno poi lì si vede perché ci sono veramente, cioè Rotary poi è primo perché il Rotary proprio del nostro distretto, di vicino a Bergamo, è stato quello che ha inventato come trasportare il vaccino. Perché il vaccino è stato fatto, però, da Sabin, quando è stato inventato da Sabin, però poi non era difficile poterlo trasportare per lunghi periodi perché dovevano essere le dosi dentro refrigerate, le cose così. E questo signore rotariano di Bergamo ha inventato proprio, diciamo, L'involucro, l'involucro il perché fosse il contenitore per contenitore che fosse per trasferire. trasferirlo. E quindi da lì Rotary si è preso l'impegno di portarlo nel mondo, soprattutto nel terzo Nel terzo mondo. mondo. E lì, quasi dappertutto, veramente ormai siamo proprio alla fine, agli sgoccioli, la polio è quasi stata eradicata dappertutto. Questo grazie Questo è proprio a proprio questi. grazie a Rotary. Come altri service molto importanti sono portare l'acqua. Ecco. Quindi quest'anno poi c'era il tema, ad esempio, di piantare alberi, perché quest'anno era molto importante l'ambiente anche, quindi creare tutte delle arie. Infatti anche proprio a Varese, in occasione del distretto, sono state anche lì piantate delle piante, delle cose. Bello, molto bello. È chiaro che la vita del club è una cosa, poi bisogna aprirsi. Certo. E che E cosa ti hanno detto i tuoi colleghi di questa iniziativa, del fatto che sei riuscita a portare la Milanesian a Bormio? devo dire la verità, Sì? che sono pazza. Perché è troppo impegnativo? Abbastanza, sì. Però devo dire che sono tutti molto contenti e soprattutto il nostro club ha preso un valore diverso anche, Uno spessore no? Uno diverso. spessore diverso, un Quindi è un valore riferimento diverso. oggi. E sì, e quindi credo, come buona parte dei soci mi hanno detto, che hanno preso realtà e contatto di quello che si può fare effettivamente. E bisogna crederci. Certo, hai parlato di questo progetto internazionale dei vaccini, ce ne sono anche altri, come gli scambi culturali, eccetera. L'alfabetizzazione, che anche questo è molto importante, l'alfabetizzazione sempre per il terzo mondo. Poi ci sono gli scambi per i giovani, le borse di studio. I giovani possono andare con questo scambio, un ragazzo, non so, di Bormio può partire o di Livigno può partire, può andare in qualsiasi parte del mondo sapendo che è ricevuto in una famiglia conosciuta nell'ambito del Rotary, non deve essere per forza rotariana, come chi parte non deve essere per forza rotariano, ma comunque che c'è, diciamo, una supervisione perché poi il club di riferimento controlla. Fa da tutor. Fa da tutor, controlla le cose. Certo. E questi trasferimenti possono essere l'anno, che uno può fare l'anno e fare anche la scuola, come possono essere 3 mesi, o possono invece essere quelli, ad esempio, estivi, 2 settimane. Certo. E questo per i giovani è uno scambio veramente molto valido. Quindi parteciperai anche al congresso internazionale? Congresso internazionale nel 2019. Che sarà ad Amburgo, sì, veramente con molto piacere perché credo che sia un'esperienza ancora più importante e valorizzante. Ci sono delle occasioni che si possono aprire tanti ponti e fare rete, perché soprattutto questo è importante, con tutti gli altri club più si conoscono, più si fa e più ci si può allargare per fare dei Certo, progetti dei insieme. progetti internazionali. Internazionale. Poi Rotary, quello che è molto bello e che è poco conosciuto, è che se un club propone un progetto che può essere fatto con un club straniero e si investe, non so, un club mette 3.000 euro, mette l'altro club, il Rotary International triplica. Quindi è così che nascono poi tutti i progetti che si può dare veramente un
una base per, non so, appunto come l'alfabetizzazione, piuttosto che portare l'acqua in un paese, piuttosto che di fare un monumento, piuttosto che tante cose concrete, insomma. Certo. Visto che siamo quasi alla fine di questo tuo percorso da president, qual è il bilancio? Il bilancio è estremamente positivo, mi sono divertita, credo di aver fatto un po' impazzire tutti, però sono stati tutti contenti. Abbiamo fatto tantissime cose in questo anno e credo veramente nella continuità dei progetti, quindi credo che sia importante, come quando siamo venuti per fare l'albergo, per presentare l'albergo etico portato avanti dal nostro socio Fausto Barbalace, vedere di anno in anno come crescono, come evolvono, come sono coinvolgenti, come fanno crescere noi come soci e come fanno crescere chi ci sta attorno. Quindi, ecco, questo è un altro dei progetti di cui ti sei occupato, ma poi ve ne sono state altre di iniziative. Le iniziative ce ne sono tante. Adesso verrà messa a Bormio l'altalena che abbiamo comprato ad agosto per i bambini diversamente abili, quindi verrà messa al parco giochi dell'Oliver, all'ex tennis basso, l'altalena per i bambini diversamente abili. Tutto questo, abbiamo messo dei defibrillatori, tutto questo organizzando dei giochi, organizzando dei tornei di burraco come raccolte fondi, ed è stato possibile ed è molto bello. Abbiamo fatto delle conferenze, quest'anno molto interessanti, che andavano dall'ecomafia al nord al cyberbullismo, tantissime cose, le scorte, che sono veramente degli angeli perché proteggono delle persone, e spesso poi sono loro in primis che ci rimettono la vita e noi non sappiamo neanche come si chiamano, cosa fanno, le cose, quindi angeli perché proteggono, ed era giusto dedicare qualcosa proprio a loro quest'anno, che poi c'era la ricorrenza del 30 anni della strage. E quindi certo. Tra le iniziative anche il posizionamento di queste bacheche, di queste librerie, un po' in tutta l'Alta Valle, e una di queste a Tre Palle di Livigno. Esatto, una di queste a Tre Palle di Livigno. Devo dire che hanno un bel successo. Hanno un bel successo perché noi le diamo già un po' dotate con romanzi attuali, con cose, però vedo che c'è tantissima gente, soprattutto mi hanno detto anche all'ospedale di Sondalo, sia medici che vivono comunque in ospedale, infermiere, e parenti di degenti o degenti stessi che ne usufruiscono, che vanno, prendono, scambiano. E sono delle piccole biblioteche dove si possono portare dei libri e se ne possono prendere altri. Esatto. Quindi lascia un libro e prendi un libro. Prendi un libro, che questa è un'iniziativa americana, perché è nata in America e che è stata adottata un po' da tutti i paesi del mondo. Poi, ed è bello perché non costa nulla, uno può anche andare in vacanza senza portarsi dietro libri, li trova in loco. Anche perché sono tutte mappate queste casette. Sì, sono tutte geolocalizzate, tutte mappate, quindi uno volendo va a cercarle sull'Ite Free Library e trova dove sono posizionate. Ecco, e lì si possono trovare dei libri, anche delle chicche, per esempio a Tre Palle di Guareschi, sì. A Tre Palle abbiamo messo una ventina di libri di Guareschi, e alcuni onestamente sono andata a rileggermeli perché li avevo letti tanto tempo fa e sono sempre comunque molto belli e molto interessanti, poi soprattutto Tre Palle con Guareschi, quindi certo. Direi che c'è proprio un bel legame. Quindi questo mandato si conclude alla grande. Sì, questo mandato si conclude alla grande e speriamo. Continuerai comunque ad occupartene, perché lo facevi già anche prima. Torno ad occuparmene perché torno a fare il segretario di club, porterò avanti comunque la milanesiana per quello che riesco, sempre per i prossimi anni. E quindi auguro un grosso in bocca al lupo a chi verrà dopo di me, che è la dottoressa Silvia Cavazzi.
Quindi è già stato designato il past president. Sì, è già stato designato sia lei, la dottoressa Silvia Casazzi, che dopo di lei la dottoressa Claudia Biondi, che è pediatra a Sondalo e Sondrio. Bene, non ci resta che ricordare quindi le tappe della Milanesiana. A proposito di Milanesiana, parteciperai a qualche altro evento? Perché insomma ci sarà questo tour. Io cerco sempre di approfittarne, sì. Sì. Magari dove andrai? Prima, non lo so ancora, perché non so se riesco ad andarci prima della nostra tappa Bormina, perché effettivamente i tempi sono un po' tirati, ma mi piacerebbe molto ritornare a Ferrara, perché la mostra che c'è, Cavallini Sgarbi a Ferrara, è veramente bellissima dentro al castello. Ed è anche stata prolungata. Ed è stata prolungata, e in occasione della Milanesiana c'è proprio una tappa che si farà dentro nel castello Estense con Michele Placido. Quindi sarà... Questa potrebbe essere una delle tappe che mi piacerebbe molto, sì. E poi le altre a Milano, tutto quello che riesco a fare è veramente un piacere. Certo. Perché si scopre, ogni volta si scopre qualcosa di nuovo, poi cose che non conosciamo. Ma Vittorio Sgarbi tornerà a Bormio? Vedremo, non dipende da me, dipende da Elisabetta, e vedremo prossimamente. Certo, lo scorso anno era venuto, era stato mattatore della serata. E si è veramente innamorato della Valtellina, si è veramente innamorato, ha scoperto le bellezze che ci sono, e poi la Valtellina è bella e merita, e ci sono veramente dalle chiese alle case, ai dipinti che ci sono, quindi diciamo che c'era veramente materiale per lui. E quindi probabile che ci possa tornare volentieri. Non mi resta che ringraziare Paola Romeri Bonazzi, grazie. Grazie a te, Gloria, di avermi invitato, e grazie Elisabetta per averci dato questa possibilità per la Valtellina, per Bormio. E ovviamente a tutti voi da casa che ci avete seguito, arrivederci, a venerdì prossimo.